A questo grandissimo ritorno di Super Mario World, sperando in bene che non mi dovrebbe fare incazzare in realtà. Non so perché c'era Yoshi lì, ma non dovrebbe essere selezionabile, teoricamente. Ed è incredibile che da Super Mario Bros. 3 passa un anno ed è un'altra grafica totalmente. Comunque. Eccoci. In questo strano di questo. Strana terra di dinosauri. Allora, abbiamo trovato che la principessa Toadstool di nuovo è stata rapita. Sembra sia stato il nuovo Bowser. Che trama pazzesca. Di qua, di là, di su, di giù. Non lo so, non lo so. Boh, vedo che c'era una strada un po' più breve, ma. Allora, per Yoshi. Mamma mia, che rivoluzione! Yoshi! Grazie mille, sì. Andiamo, andiamo. Sì. Ah, a posto. Ma allora io andrò indietro se non ti dispiace. C'è una frutta anche qui, vabbè. Ma vaffanculo! Arrivo! Arrivo, Yoshi, non morire! Oh, e cagami però, e che cavolo! Ah, grazie. Ah, proprio così! Ma minchia! Ma guarda, testo dinosauro! Cosa un po' basso? Oh! Li sputiamo tutti! Perché questo diventa guscio? L'altro non era diventato guscio. Questo chi cazzo? Vabbè, ciaone. Aspettami! Olè. Dicevamo. No, non lo può mangiare, va bene. Già finito! Ah, non checkpoint, ok. Ah, che mi fa anche crescere, che figo. Volevo solo provare se mi ficco. Non mi ficco, va bene. A posto. Olè. Ovviamente. Oh, le simpatiche talpe. Perfetto. Ancora. Ah! Ce la fa? O non ce la facciamo? Vabbè, ma non così Mario, anche tu. Ecco. Arrivo, Yoshi, arrivo! Non ti muovere, non ti muovere. Grandissimo. Parcheggiata la vettura, si riparte. Oh, hanno inventato la scorta. Finalmente, dei power-up. Era un colore diverso. Ah, si entra assieme allora. Ah, beh, allora è tutto più facile. Ah, qua si ride, sì. Ho presente questo tipo di livello, che poi si bloccano e se delineati bene ti fanno bella scaletta. Cosa che non farò mai perché stanno in alto, quindi non ne ho idea di come potrei. Sì, ma dai, vale il colpo, dai. Eccolo là, il misterioso visitatore che mi fissa sempre. Ma e si ritorna col punto interrogativo? Boh, a meno che. Non so, se salta di più, perché ci dovrebbe potenziare Yoshi in tutto e per tutto. E siamo qui. Ho capito, vabbè, con un mondo così come fai? A correre. È bellissimo. Eccolo! Devo prendere la stanghetta. Troppo forte.
Però voglio fare anche l'altra parte, che è inevitabile, cioè, ma come fai a scegliere? Con la musica che mette fretta? E giù! Al volo! Sì, c'è anche il New Super Mario Bros. Sta roba! Che paura! Eccoci qua. Piglialo. Perfetto. Al volo. No. Messo così a caso un tubo e non andiamo. Ocio! Sì. Ale, a posto così. Tanto l'altro è spawnato, però. Ah no, incredibile. Oh, grazie mille. Oh, finalmente! No, non è in combo, magari. Mi chiedevo se ci fosse il fiore, visto che già con Yoshi sono fortissimo. Eh sì! Non lo sapevo, non lo sapevo. Petalo. Facciamo il giro, che tanto ci sono le monete. Ocio. Ah, bello così. No, dai, come non pigli le monete con la lingua? Va bene. Olè. Olè. Dai, neanche la tua ti pigli. Olè. E voilà. Stella. Fin qua. E ho capito. Però dovremmo già essere alla fine, infatti. E fin qui, tutto bene. Ah, in acqua siamo. Ah. Forse sarebbe più efficace usare il fuoco, però. Oh, che bello. Oh, cioè, No, ho fatto il finale segreto. Che cazzo c'entra questo nel deserto? Però qua si ride. Vedi. La testa di merda non la piglia. E quindi cosa facciamo? Io sapevo che era la testa il suo punto debole. Non ho molte altre opzioni. Oplala! E due. Grazie del cubo. Boh, chissà cosa è servito. Al volo! Bellissimo! Eccolo! Non puoi andare su, ma dai! Ma no! Ho sbagliato tutto nella mia vita! Non pensavo di cadere così brutalmente! Al volo! Ok. Ecco, uno l'ho spaccato, ovviamente, che ho preso la moneta. Però aspetta, forse si può fare. Dai! No, secondo me freno all'ultimo e non devo. Ho capito, però siete bastardi, però. Cioè, ero proprio al limite, è quello il fatto. Cioè, ho preso il pulsante e non prendo. Che vabbè, un pochino più in alto, però.
sono un po' incastrato. Mi sa che quella non la devo mangiare. Eh no, immaginavo. Però mi sa che non ci arriverò mai. Ma come non sta in acqua, Yoshi? Devo dirgli addio veramente. Ah no, ok. Mi sembrava strano non ci stesse. Ok. Eh sì, me ne sono colpito. E poi annega senza di me, porca di quella merda. Olè, così siamo tranquilli. Eccoci. E no! Ah, lo digerisci tranquillo, perfetto. Guardalo lì come sbaglio male. Ah, ma rimbalza? E beh, giustamente non succede nulla. È un attimo tempo, un attimo. Mi sto già organizzando anche di capire qua. Guarda te se... Eccoci, eccoci qua. Eccolo che arriva! Eccolo, perfetto. E fin qui tutto bene. Oh! Ma cosa devi dirmi ancora, gioco? 25, così. E io ti direi, visto che dovrebbe essere uno scritto, non ho ben capito, forse è il primo boss, diciamo. È sempre un saluto un po' strano quando inizia il livello, comunque. Eh sì, e poi? C'è stato il trigger, ma non l'hanno calcolato, perfetto. Cioè, dai, mi passa come un bancomat, come fa a non esserci il trigger, boh? E boh, non sparo più. Oh, cioè. Così, è uscito così un fungo. Ma dai! E mi sostituisce. Ma veramente? Eh no, perché io sono abituato ovviamente al fatto che, dato che il fiore è maggiore, non te lo sostituisce il fungo, ma ti dà solo punti. Invece qua no, quello che pigli, pigli te lo mette. Preso un extra item nel box. È fin qua. Ah, lo evoco con Select, che figo. Che ho in discesa! No! Così a caso. Boh, ovviamente mi ha dovuto interrompere lì il salto sulle nuvole, eh. A meno che... Però me l'hanno messo girevole, quindi... Ah, non è girevole! Ah, arrivo! Dove cazzo vai? Ocio! Al volo! Bravissimo, di lingua! Perfetto, tutto è nella norma. Ocio! Vabbè, ho capito! Ecco, così va. Io sto nemico non l'ho mai capito. Che cazzo dici? Il mio Yoshi! Cioè, ti sono saltato sopra per prendere... Olè, così. Colpo di schiena incredibile. Ah, schippa l'acqua. Ah, serve a quello, quindi il bonus in realtà è questo. Ho sbagliato tutto. Sì, perché vuol dire che i pezzi che erano spenti nel livello era questo, oppure no? Mamma mia, come accumulo vite qua! Senza senso! E niente, è andato. Credo, e se non ho capito male. Sì, ho fatto tutto al contrario. Che figo, grazie! Perfetto.
Se uno ci ha mai giocato, non lo può sapere. Ovviamente. No, come? Il divieto di accesso agli Yoshi, no. E vabbè, intanto c'è il fuoco. Ah, si vede. Sì, certo. Mi ricordo, sì. E muoici però. Arrivo, arrivo. Ah, così. Che giocata bellissima che ho fatto. Ma che cazzo dici? Ah, è lui, ok. Ah, così, angolato. Torna su. Ci facciamo tutti i nostri beati cazzi nostri. Ah, figo, quasi switcha. Oppete! E si riswitcha. Oh. Cosa? Noi amici di Yoshi intrappolato nel castello, Taigipu, Koopa. Sconfiggerlo oppure into the lava pool. Ok. Perfetto, è andato tutto bene, non si sa come. No, magari non lì. Vabbè, in realtà potrei salvarmi lì. Ma il blocco lo blocca? Giusto per sapere, non credo. Eccoci. Ah sì! Voilà! Già il boss, così. Salve! Per salvarlo devo buttarlo nella lava. Simpaticissimi! È fattibile invece. E vabbè, allora. Anche perché sembrava l'unico modo per ucciderlo in realtà, quindi. L'abbiamo preso. Thank you. Voilà, bomba incredibile e si va. La terra delle ciambelle? Capito bene? Ah, Superman qua. Ma perché mi spawna così il fungo sbagliato? Vabbè, lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo. Guarda te se vale se lo tocco. E non tornare indietro, che dici? Eeeh, sì, di nuovo, parte 2. Ma dai, con ste palle! Eppure. No, adesso non esageriamo, mo, perché. Olè! 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 Beh, che dici, lo mangi o no? No, come l'ho sbagliato? Adesso vediamo di vincere perché qua non si scherza mica. Olè. Così si vince per forza. Al primo colpo. Ovviamente dovevo sbagliarlo perché non ho mai visto cosa succede se gli azzecchi. Niente, non succede nulla. Ah, dovevo fare così. Io pensavo fosse un tris. Ah, allora tutto da rifare. Aspetta un attimo. Volge, 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 volge. Pensavo fosse la zecca andava avanti. Poi inteso il design, giustamente.
Mamma mia, mi regalano veramente le vite così. Abbiamo detto questa. Dai, Mario! Già quante vite mi accumulo adesso. Dai, però. Ma dai! No! No! Ma come no? Allora è questo. Ah, ecco. Ciccio, come non è questo? Ma poi me l'avevo fatto, eh. Perfetto. E olè! Eh sì! Aspettami, non cadere! Vabbè, c'era già Yoshi qua. Ah, sono due simpaticoni! Eh sì! Minchia, no, vabbè, qua è un campo minato, ma che è? Occhio, eh! Occhio! E poi. Ah, vaffanculo. Perfetto. Basta con queste palle. Niente, niente, niente. È la fine di tutto. E niente. Dai, però. Mario, vai di là. Yoshi. Yoshi, gentilmente. Yoshi. Caputtana, Yoshi. Acchiappo, eh. Ok. Olè. Non so se in versione Superman è meglio, ma comunque. Beh, però in realtà sì, perché mi fa una combo pazzesca. Ma. No. No. No, ma poi c'è il tubo davanti, abbi pazienza. Guarda te se si riesce a fare qualcosa. Olè. Ah. No, non è questa. Siamo a posto? Dai, però, con ste palle! Occhio! Occhio non lo fa! Vaffanculo non lo fa! E quindi è un casino! Eccolo, vaffanculo, vinco io! Divertentissimo, mi sto veramente divertendo una roba pazzesca. Nella lava? No, direi che sono a posto. Oh, i pipistrelli. Ah, con la telecamera mobile, dai! Siamo ricchi. Mi schiaccia? Olè. Sì, forse è meglio. Però sto bene col fiore di scorta, sinceramente. E ovviamente lo devo pigliare, per forza, faccio di tutto per non prenderlo. Ok. Ah, ok. Ho capito! Lo spazio è quello che è, Cicci, non è che. E allora aspetta un attimo che arrivo! Voilà. A posto. Eccolo lì. Ma uno funzionerà? No. Sembra di no. Caputtana! Non mi chiude, mi è chiuso. Quindi devo proprio saltare nel prossimo direttamente. Oh, c'è la moneta. Prendiamo la moneta e poi saliamo. Dai, facciamo così. Se si può. Se il gioco me lo concede questo lusso. Perfetto.
Non mi serve! No! Scherzavo! E certo, è certo. Olè, a posto. Minchia, incazzato! Boh, ho già cambiato idea. Oh, cioè? E dove... perché? Non è che c'è un blocco nascosto. Qui sto cazzeggiando probabilmente come se non fossi a tempo in tutto ciò, però... perché sta roba qua non mi convince, eh. C'è un guscio lì così volante. Finale segreto? No, sembra quello canonico. Oh, nella casa di Bo, anche qua non può entrare? E vabbè, ma lo odiano tutti. Ah, e qua si vede forte. Poi trovare l'uscita e chi lo sa. Fermi tutti, fermi tutti. Oh, che risate qua. Ah, il pulsantone della vita. E qui le cose cambiano. Oh, grazie mille. Ah. Beh, abbastanza lineare, devo dire, sono solo quello. Ma siamo io qua. Ah, mi ha fregato con la porta di scorta che non è quella da prendere. Lì è solo per le monete. E però non è che... c'è questa, non è che ce ne sono altre. Boh, ovviamente non mi dà più la sequenza di monete. Allora, che cazzo devo fare? Mi convince poco poco sta roba. E se io ritorno qua? E sono di nuovo qua. E allora che cazzo dici? Ah, mi pareva strano, perché non aveva senso, se no. È cortissimo, comunque. Cioè... ed è anche abbastanza logico, cioè, se uno non va in un modo, la fa in un altro e alla fine esci, non è che... Oh, salve a tutti, grazie mille per essere qua, la buona va, grazie mille. Oh, cioè. Oh, cioè. Sì, io pensavo poi fosse una... diciamo, una mod, un colore che c'è solo nei giochi tocchi di Super Mario in Flash, che ha il cupo di tutti i colori. Perché, cioè, perché quello ufficiale io pensavo fosse il verde, che cade anche giù, e il rosso invece che non cade giù dai bordi. E invece, a quanto pare, il guscio blu esiste per davvero. E violetto, il guscio violetto, roba lì. Ora c'è qua. Ah, LR! Ah, addirittura! No, LR. Intendeva L1, ovviamente. Boh. Guardalo lì! Occio! Minchia, sta per esplodere. Ah, ecco così. Lo pigli? Non lo piglia. E lì siamo a posto. Proprio non lo trigger, sembra. No. No, dai! Come si è scivolato male. Ah, eccolo. No, vabbè, sono a posto così. Olè? Boh, no, doveva essere il fuoco. Oh. Ci siamo? Perfetto. Ah, di nuovo il twist da indovinare. Va
bene. Come non è... Scusa, No, ma... Abbi pazienza, ma... Stavolta è singolo? Allora mi ricordavo bene che c'erano dei singoli delle volte. Vai, toglilo, olè. E qua lo fa il turismo, va a capire. Occio, eh. Occio. Ah, finito così. Ok. Già scappatissimi tutti. Ma non è che c'è un altro lato della mappa da fare ancora? E lì perché c'è il bowling in solitaria. Sembra che ci sia un finale segreto qua allora. È l'unico motivo perché... Vabbè. Non è che mi impegno tanto per avere il livello di un boss, non ha molto senso. E invece... Occio! Oh, finalmente i Goomba esistono, incredibile. E anche i gusci blu ci sono, a capire. Oh, vogliamo! Da quando i tubi fanno così? Ma quelli piccoli, mica c'è il fungo che miniaturizza già in sto gioco. Olè? E ho sbagliato, invece no, mi tiene il mantello. E si plana. Dai, però. Sì, l'ho sbagliato, non volevo questo qua, però va bene lo stesso. Guardali, ma che cazzo hanno fatto qua? Occio. Occio. Olè. Io ero abituato che andavano sulla parete in verticale e salivano comunque. Eccoci col pixel! Guardalo lì, le combo finalmente. Ah. Olè. Come non l'ha preso? Troppo forte! Ce n'è ancora uno! Eh sì, la cannonata! Che cosa è successo? Cosa gli sono andato addosso? Va bene, allora lo piglio. E lì siamo a posto. Eccoci qua, checkpoint. E ho capito però, volevo... Così, così, a posto. Oh, finalmente. Qualcuno c'è. Ah, bella sta roba del bonus, non lo sapevo. Vabbè. Eccolo che arriva. Quanti? Si aspetti un attimo. Facciamo. Minchia. Aspetta, Yoshi, aspetta, non morire. Ok. Occio, Occio. E lì siamo a posto. Eccolo, stronzo. Aspetta un attimo che pulisco la zona.
Eccomi qua, perfetto. Adesso. Eccoci qua. Troppo foto, eh? Troppo foto. Sempre col saluto strano. Addio Yoshi, addio. Adesso la grafica è giusta, vero? Ma dai, Paceo! E lì siamo a posto. Ah, le scale mobili che mi vanno giù, però. E questo cosa fa? Ah, tutto lì, ma che schifo. O cioè... Eccolo lì che arriva! Adesso la grafica è giusta, giusto, vero? Eccolo lì. Eccolo! Prima o poi qualcuno risponderà. Ti ricordi sti livelli? Ragazzi, come prendo questi cubi? Ah, perché va in là. Ah, è lui l'esperto. Vabbè, ma anche tu l'avevi visto Mario World. Ma io, guarda, me ne privo. Però non posso privarmene perché mi schiaccia. Sì, ho capito, però anche tu l'avevi visto Mario World. E visto che anche tu sei esperto di grafica, come visto che mi parli sempre di anime, e fai vedere sempre la differenza. Ma come ha attivato il filtro? Mi ha fatto vedere che si attivava quello che dovevo attivare. Cioè, ho disattivato quello che... Non mi ricordo. Però comunque mi aveva detto cosa fare e l'ho fatto. Ocio! Non so. Se fa in tempo, chi lo sa. Io sto un'oretta sempre. E la live è già partita da un bel po'. Che piano hai, Dan? Di conquistare il mondo? Lo so. Sì, infatti i rewind li sto usando poco. Ma perché, cioè, paradossalmente Mario è anche più facile di Crash, per dire, eh. Ma proprio... Vabbè, siamo ancora all'inizio, comunque. Perché anche Crash la faceva all'inizio. Poi vediamo se negli ultimi mondi è ancora fattibile. Ah, ok. Quindi sostanzialmente il mantello è il pocione, praticamente. Fa la stessa cosa. Attacca così e ti fa anche volare. Io mi stupivo perché mi piace proprio questa grafica. La trovo molto pulita, fatta bene. E adesso si ride perché non ho il fuoco. Bella la sprite schiacciata comunque. No! Ma come non vale? Come non vale? Dai, io gli ho schiacciato la pancia. Vabbè. Che cazzo è successo? Ah, vai, è vero che mi paralizza. Vabbè. Ocio! Fermo lì, perfetto. Incazzato, 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 guarda le cambine. Ocio! No, dai, lo volevo pigliare, vabbè. Al prossimo giro. No! Non me lo aspettavo. Lo so. Dai, buttati. Olè, a posto. È finito in un varco dimensionale, palesemente. Sì. Ci ha dato proprio quell'impressione impicciolendosi che finiva in un vacuo dimensionale. Comunque non so se è voluto. Proprio qua, spacchiamo tutto. Violentissimo Mario.
Sì, ma perché non skippa quando dico di skippare la scena? Eccoci qua. Oh, c'è un'isola così che hanno aggiunto. Ah, ecco, io qua me lo ricordo come mondo abbastanza difficile. Perché, è perché era scuro così quando lo portavo su YouTube, che ho detto poi una certa su sclerato male. Dovrebbe essere qua. L'ho notato. Poi io sono sempre abituato che in discesa, ma io scivola, ma non sempre capita. Ocio! Guardalo lì. Sì, meglio. No, però, vabbè, io avrei fatto il contrario, ma non importa. E comunque dicevo, io pensavo che quegli ufficiali fossero i gusci rossi e verdi, perché i rossi rispettano il bordo e quelli verdi invece cascano. E pensavo che tutti gli altri colori, tra cui anche il blu, fosse una cazzata che hanno inventato i giochi in Flash che copiavano Mario. Invece no. È proprio ufficiale. Pensate. Oh, cioè, vabbè, ho capito come facciamo. Allora, basta non saltare. E noi non saltiamo. Sì, ho capito, ma quella è un'arma. Però non avevo mai visto un Koopa blu. Pensavo fosse una roba. Ho sbagliato direzione. E non posso farlo. Questi non mi danno il guscio, quindi. Ah sì, mi servirebbe magari, ecco, la piuma che non ho, effettivamente. Ah! Se mi spawna il guscio, perché dipende. Non. Perché. Ecco appunto. A volte spara fuoco, a volte spara il guscio. Non ho capito se in base al fatto che sia osso, non ho capito. Tutto. Oh, le combo! Si accumula, incredibile! Quindi era Mario World che hanno inventato le combo. Guardalo lì! Muoio! Oh, no, muoio lo stesso, anche se avevo il dubbio, ma. No, appunto. No, comunque dicevo. Che non ho capito. Non torna su. Volevo prendere la moneta. No, non torna su. Dicevo, non ho capito in base a quale logica Yoshi sputa fuoco quando prendo il guscio. Perché a volte spawna il guscio, a volte sputa fuoco. Quindi non so se in base al fatto che il guscio è osso e allora ti darà il fuoco e il verde ti darà il guscio. Ciao Link, ciao. Vabbè, io che cazzo ne so. Minchia, ce l'ho fatta. E lì cosa facciamo? Boh. Eh sì. Però dicevo, non capisco, penso sia questa la logica del fatto che spara fuoco, spara fungo. Vediamo, se ancora il rosso mi conferma il fuoco, eh. Sì, allora è per il rosso, capisco. Ma dai! Cosa c'è, Dan? Cosa c'è? E tu che sto ripetendo la stessa cosa adesso. E come saltiamo? Non ci sto, per forza. E allora niente, vado su. Passaci. Ah, vabbè. Eccoci!
Però devo dire che mi ha stupito Mario World, perché rispetto a Super Mario Bros. 3 è passato un anno, però è proprio un'altra roba, un altro pianeta. Grazie mille! Mario Castola addirittura, grazie mille, grazie, grazie! Con un bel po' di spettatori speriamo che questo ride sia vivo, grazie, grazie, perché molto spesso mi capitano dei ride morti con gente che dopo un po' se ne va e sta zitta zitta a fissarmi. Grazie mille, grazie mille. Cosa c'è? Il fatto che hanno annunciato la serie di HP. Ma sono contento, anche la creatrice è contenta. Poi non so se gli hanno puntato una pistola, ma non credo, però. Ecco, siamo tutti contenti che magari. Che proprio lei sa scegliere il cast. Io pensavo fosse successo così anche nel film, però. Grazie mille, meno male che, appunto, visto, immagino siate un fandom di Super Mario, meno male che non mi vedete su Mario 64 perché l'avevo insultato dall'inizio alla fine. Ma non per altro, perché come dico sempre, è bellissimo, è un capolavoro, eccetera, però è leggermente frustrante raccogliere le stelle, quello sì, perché, come dico sempre, cercare di impegnarmi qui e là tantissimo proprio per raccogliere una stella, proprio per dirmi bravo, hai preso una stella, mi sento un po' stupido e allora mi fa incazzare quello. Però per questo è un capolavoro, meno male che siamo qua. Eh sì, non mi ricordo, in realtà a un certo punto mi sono bloccato, ma adesso che abbiamo il rewind c'è speranza, signore, c'è speranza. E che, in base a cosa è questo? È una... è poca... Guarda se... Ah, solo one up. Una tristezza, potente solo. No, ma che... Lo so che non è la trama Mario 64. E no, però, per dire, perché io sono cresciuto con Mario 64 su DS, che tutti dicono che è una merda, solo perché ha il pennino, ma... Non è che... Cioè... È un casino, adesso ovviamente per forza che tutti adesso giocano Mario 64 su Windows 64 perché è scomodissimo col touch su PC, però su DS era comodo. Perfetto, perfetto, grazie mille, grazie mille. Poi per adesso io sviluppo videogiochi e porto retro di pomeriggio per lo più e invece di sera portiamo Bioshock, Rise of the Tomb Raider. Poi che altro ci abbiamo? Non mi ricordo mai. Ah sì, Alan Wake, Control. Mi trovo abbastanza a mio agio con i giochi di Remedy. Infatti è un amore che è nato con Max Payne. E poi invece di sabato abbiamo il pomeriggio, solo il pomeriggio di retro, diciamo con Destroy All Humans per adesso. Solo che il sabato è più dedicato ai giochi PS2. Invece il pomeriggio siamo più sul Super Nintendo. Ok. No, perché comunque mi verrebbe anche voglia di completare Mario 64, comunque nonostante mi faccia incazzare, però proprio... È peggio ancora di Kingdom Hearts, perché addirittura Kingdom Hearts mi fa incazzare, però... Neko! Perché la sostituisci? Perché la sostituisci mentre sto parlando? Dicevo, invece Kingdom Hearts mi viene più voglia di impegnarmi perché mi prende di più. Essendoci una trama, perché è sempre lì il bello. Il fatto che c'è una trama mi convince anche di più. La stessa cosa che mi fa conto, in realtà, perché anche quello mi fa incazzare tantissimo. Però c'è una trama che devo ancora capire, però cerchiamo di andare avanti. Cioè. E le mie saghe preferite sono Assassin's Creed, Silent Hill, tutte cose che ho già portato. Ah, dobbiamo dividerci così? Tristemente? Perché non mi sembra che salgano assieme. Eh no. E ho capito! Grazie. Il problema di 64 è che il movimento è un po' più lento e limitato a 8 direzioni. Vabbè, sì. Ma anche se lo giochi sul 3DS che ha il pad, c'è questo limite. E tra l'altro, sì, sto anche perdendo tempo in tutto ciò. Tra l'altro, sì, ha anche molti più contenuti, ricordiamolo. Anche se in realtà la gente preferisce piuttosto tutto considerato, anche se ha il pregio di avere anche Luigi e Wario, comunque la gente preferisce avere anche solo Super Mario se ti dà come vantaggio il fatto di... Però spero che... Cioè, però... Ricordiamoci che comunque... Cioè, amo i giochi a 360 gradi, quindi... Mario è solo oggi, una volta a settimana, non è che è un canale su Super Mario, quindi mi raccomando, cerchiamo di apprezzare anche tanti altri giochi.
Sì, anche su 3DS, perché il gioco è programmato in quel modo. Bello, bello schifo, complimenti. E infatti la cosa che mi ha stupito è che per l'anniversario di Super Mario c'erano tutti i giochi, c'erano due giochi del GameCube più una 64, ma non del DS, ma del Nintendo 64. E quella è la cosa strana. Cioè, perché proprio si vedeva tantissimo che... perché avevano messo, mi pare, Sunshine e un altro che aveva una grafica simile a Sunshine e poi 64 e si vedeva tantissimo che era quello tutto quadrato. Sì, lo so, e non mica gliel'ho chiesto, sapevo venire. Sì. Adesso mi fa strano andare a piedi in sto gioco. Ma sto parlando con loro, ma cosa volete? Non vi ho detto mica che non me l'avevate detto, lo so che me l'avete detto. Piuma! No. Come cresce? Guarda che roba, guarda che roba. Sì, perché... Per esempio, ieri ho portato Crash Bandicoot 2, che ci andavo da Mario d'accordo fino a quando non sono stati stronzi. Proprio all'ultimo piano hanno messo tutti i livelli proprio... Cioè, ma non difficili, sono proprio fastidiosi, tipo quello con i comandi invertiti, quello al buio. Cioè, dici, ma dai, ma così a caso poi, perché c'erano tutti dei livelli tranquillissimi. E ci credo che poi diventano difficili se fai queste cose. Va bene. Infatti non per niente il mio Crash preferito è Crash of the Titans, perché non ti stressa per niente. E mi pare di averlo poi finito alla fine. Il boss finale alla fine ci ho tolto una palla, infatti sono passato a Crash 2 sui mutanti. Poi ho visto che ripeteva le aree per allungare la trama, ho detto allora no, eh no. Rocket non l'ho mai sentito. Piuttosto, a proposito di giochi che non ho mai sentito, vi avviso che domani per Retro Gamers ho trovato una perla del Mega Drive che non avevo mai sentito, che si chiama Kid Chameleon, non so se conoscete, che è un platform dove racconta che appunto in questa avventura platform c'è questo ragazzo che si piglia un VR. E quindi questo giustifica il fatto che avrà dei diversi power-up a seconda del livello, diventa samurai, diventa soldato medievale, c'è cioè una roba pazzesca sta roba. Quindi... Sì, lo so che è il livello del jetpack. Ci sono appena spawnato. Guarda lì! Ah, la moltiplicazione del corpo pure! Quindi non l'avete ben sentito. Ma come lo sai detto a Link Rio che non sai cos'è Rocket? Sì, infatti. Sto parlando vi ho parlato del gioco di domani. Che non lo conoscete sicuro, perché non l'ho mai sentito prima. E dico, magari è particolare. Lo so che non conosco Rocket, è un altro gioco. Quello, no, è quello del jetpack che pensavo di livello di Crash. Ha un nome? Ah, è vero, io non mi ricordo i nomi dei livelli. Però mi fanno passare. C'è il fiore contro i fantasmi. Ma che cazzo serve? Ma che cazzo! Neanche saltargli sopra. No. 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 E no. Dai però, dai! Eccoci. Ah, King Bo, diretto così? Vado via, vado via.
Due King Bo, da quando? Caputtana! Eh sì, buongiorno e buonanotte. Devo beccare il buco, come si dice. Allora, fermi tutti. Volo! Sì, ho volato un po' troppo. Eccoci, eccoci. Quindi no, puoi saltare tutti i fantasmi, tranne quelli rotolanti. Sì, ho visto. Che cazzo è sta roba? C'è un fantasma, c'è King Bo che ha mangiato un chicle e si fa le bolle. Cos'è? No, ma neanche saltargli sopra. Occhio, così. Occhio, occhio, eppure. Guardalo lì. Guardalo lì. Occhio. Mi facessero prendere un attimo. Aha! Ah. Non mi fido, non mi fido, non mi fido. Cazzo. Vabbè, tanto abbiamo tempo. Investighiamo, investighiamo. Guardalo là! Lo sapevo che mi fregavano. Dai, però, non mi morire così! Dai, però. Ma che. Frena, Mario, frena. Oh, vedi che freni? Ma porca puttana! Così. Salve, salve, passo passo. Non c'erano dei bo prima qua. Grazie, grazie anche a te, anche a te. Ocio! Guardalo lì! Eh sì! Dai però, dai! Dai però, dai! Vediamo se riusciamo a prendere sta maledetta moneta. Eccolo. Permesso, permesso. Quindi è la prossima porta. Torniamo indietro di qua. Le bolle di sapone. Guardalo lì. Vabbè. È tipo la Naruto Run in 2D. Guardalo lì. Sì. Vola Mario, vola! E che cazzo! Adesso non prendiamo nulla e andiamo alla prossima. Ah, sono simpatici così, ho capito, 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 capito. E buonanotte al secchio. Dicevo, attiva sta porta. Eccoci qua. Voilà, exit subito. Quindi appena capisci un attimo, è finito. Boh, chiudo, posto. Che livello strano. Ah! Io da New Super Mario Bros. Sono preparato. Conosco bene sto tipo di livello col serpentone. Guardalo come lo piglia male! Eh sì. Ah, penso sia più lungo. Pure, grazie mille! Grazie mille! Grazie mille. Anche i tuoi riders sono vivi o no? Arrivano sempre i raid morti, non si sa perché. Campione del mondo, di che? Ho paura a questo livello perché per i teschi. La marea 2. La marea è diventata 2. Occio! Guardalo lì, guardalo lì. Beh, meglio col mantello sto livello. Ah, volo. Lo sapevo, non mi freghi. Ehi, non lo vorrei, vabbè, non importa. Ho dimenticato una cosa, ho fatto una partita ad Apex. Ah, ok. Quindi cambia il mondo di Apex. Ah, tra l'altro non so se visto che siete fan di Sonic avete giocato a Sonic Frontiers. Alla fine sta piacendo. Bisogna sempre avere fiducia nel Sonic Team, che sembrava una schifezza, poi invece è bellissimo, dicono. Stica. Cosa?
Vabbè, per il momento puoi accontentarti di The Mode of Sonic, che è gratis. Dato ti piacciono le avventure grafiche, no? Quindi. È uscito da un bel po'. Eh sì. Lo so, però. Infatti ho chiesto se qualcuno ci aveva giocato. Lo so che è uscito da un po', grazie. Puttalo. Non la prenderò mai. Anche quando è switchato nel 3D con Sonic Adventure su GameCube. Perché lì molti hanno storto il naso. Poi alla fine è bello, però. A me paradossalmente piace di più Sonic Adventure di quelli in 2D, pensate. E ho capito, però. Dobbiamo darci una calmata, però. Allora. Facciamo così, va bene così. Eh sì. Ma ci sono gli ecomostri. Cioè, mostri per l'ecologia. Ah, non sapevo che piacesse tanto Sonic Adventure. Ucio! Ocio! Vabbè, è proprio giusto il mantello in questo punto. Eccoci qua. Più in là, fatti più in là. Oppete! Ah, non ho considerato quello. Gli angoli in cielo sono bruttissimi da vedere in open world. Pure. Olè. Dicevano effettivamente che non ha superato le vendite di Sonic 2, però che cazzo vuol dire? Cioè, infatti io quel dato non l'ho messo nell'articolo perché, cioè, che cazzo c'entra? Cioè, allora vuol dire. E allora non ha venduto come un altro gioco, ma cosa c'entra che non ha venduto? Non è che bisogna fare i confronti, non è una gara, però ha venduto tanto, quello sì. Stasera in cielo sono potuti vedere perché sono fatto il bambino. Quello diventa la console. No, non solo. Dipende anche quanto è ottimizzato il gioco, per esempio. Non si può? Ah, sto perdendo il treno. Però se devi anche saltare Mario, perché ci arrivavamo se salti. No! Ah, che gioco bene, sì. Oh, speriamo di fare in fretta ad arrivare al castello. Ah, così? Col pallottolo Bill? Ah! Minchia, è veramente fallico questa cosa qua, però. I fake di Sonic. Cioè, c'è il club dei fake di Sonic. Una setta che si riunisce ogni giorno per odiare Sonic Adventure. Ma dai! Vabbè, rimbalzo di rimbalzo. Certo. Sì, come facciamo? Perfetto. Blade, Boy Blade. Bow bow. Eccolo, dai! Mi ha conficcato lì! Olè! Fai saltare bene sto fallo. Dai però! Dai! Oh! La fatica di vivere qua! Ecco. La difficoltà che aumenta. Ma perché? Ci sono già siti apposta, non è che ci bisogno di altri siti. Non ti bastano? Olè! Dai, come cazzo vola via! Ok, ci siamo. Sì, quanto salta però. Ti manca come Doremi? Da sé. Ok, ci siamo. Perfetto. Vola! Beh, il problema è che, ecco, io avevo switchato. Beh, se noi facciamo select,
Esatto. Bravo che me lo switcha esattamente così. Non tanti giochi di Super Nintendo usano Select, mi sembra. Dai, però! Ma dai, che cazzo? Cioè. Come tutte le cose, la libertà prima di tutto. Se vuoi usarlo, lo usi. È così bello. È come la legalizzazione del fumo, no? Cioè, nessuno ti obbliga a fumare, però volendo si può. E quello è il bello. La stessa cosa anche con lo rewind. Cioè, se poi te lo vuoi usare o no, sono cazzi tuoi. Cioè, che non è che. Allora, facciamo un trick, eh. Hoppete! No, devi andare indietro, ciccio. Ah, eccolo. Perfetto. Ho sbagliato tutto. Chi è che fa ridere per i motivi sbagliati e giusti? Olè, olè. Abbiamo già finito. Pensa. Minchia. Vabbè, 50 secondi mancano effettivamente. Salta bene. Olè. Dai, l'ultimo livello per oggi. Mi sta effettivamente. È il Super Mario che mi interessa di più. Effettivamente. Devo gli altri più o meno, ma. Oh, salve! I magicanti, aiuto! Vabbè, mi spawn addosso, e vabbè! Ha immune da me! E vabbè, ho capito! Aveva la libertà anche verificare il codice del gioco, addirittura! Ma scusami, non fai prima a fartelo tu, se devi modificare il livello. Ah, eccolo come si fa. Guardalo lì. Voglio questo. Cosa c'è qua? Ah, niente di importante. Scherzavo. Perfetto. Ma non volevo. Dai, però. Levati. Grande. T'ho preso. Ma come non vale? Ma neanche da sotto. Eccolo. Eccolo, dai, no, no, però lì c'ero io, cioè, che cazzo vuol dire? Come fa se passiamo? Cioè, ho capito, devo andare in qualche modo, cioè, io anche nel mio platform mi sono sempre impegnato a lasciare una piattaforma libera, se no. Allora, ah, ecco. Sì, però. Guardalo se. Capito, ho capito, ho capito. Vabbè, vaffanculo allora, questo bottone! Professore, usare Bowser decapitato per vincere. Eccolo! Ah, era la fuga di merda! Ah, è tutto ha più senso adesso. E se io ti dicessi che adesso me ne torno indietro? Guardalo lì! Aspetta! Aspetta! Occio! Guardalo lì! Olè! Si vola! No, ti devi levare dal. Ma come non è qua? Ah, pensavo mettesse i blocchi qua. Vabbè, però senza monete è un po' dura, eh. A meno che io non prenda le monete. Cioè, se io evito di prendere le monete, magari. Gli ho fatto proprio una bella giocata. Però forse è meglio che lo faccio prima di prendere le monete. Se no ricordo male. Ecco, così, 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 così. È un po' difficile, effettivamente. Ah, eccolo. Ah, beh, giusto che ho contato anche la pausa. Mi sono 8. Ok. Ocio! Eccomi! Salta! Certo, salti con. Ecco, con lo stesso. Col tasto del colpo, guarda! Dai, basta roteare! Guardalo lì! Ah, che fatica! Lo so.
Cerco di correggermi a errore, perché giustamente non conoscendo il gioco a memoria, non è che. E dai, però. Un attimo che c'è la pausa. Thank you. Adesso qua, non dovevo colpirlo. Adesso ci mette 3 ore a fermarsi. Eccolo, perfetto. No, che cazzo dici? Perché rotea? Fermo lì. Così, bravo. Olè. E si vola. Ah! Dai che ti ho capito! Dai che vinco! Oppata! Oppete, oppete! Entra! Mamma mia, troppo forte! Ah, vedi, se no non andavamo più avanti, siamo solo a metà gioco. One up! Troppo forte! Ho capito tutto, ho capito tutto. E muoio. Già, irrimediabilmente muoio. Perché vedo la sporgenza, mi illudo di farcela, ma. Salve! Eh sì, buongiorno! Ha battuto la testa. Vola! Ah, Papa Castor! Ok. Olè, e lì siamo a posto. Open the gate! E non passa mai nella vita! Vabbè. Io però non voglio il fungo. Mi vedi in piedi? E muoio male. Quello sì. Quindi cosa facciamo? Gioco? Ah, pensavo andassi giù per sempre. Dai, però, dai. Appostolo, eccolo. Ma che cazzo dici che l'ho colpito? Pubblicità. Boss fight, attenzione! Che cazzo di boss fight è questa? Ah! Ah, devo colpire solo quello giusto! Ma porca di quella puttana! Fermo lì. Arrivo! Bella questa boss fight, mi piace. Originale. Arrivo! Eh sì, buongiorno. Potevo colpirlo, va bene, non importa! Aspettalo! Aspetta, 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 aspetta. Aspetta a me. Arrivo! Dai che l'ho preso! Eccolo! A posto. La carica è qua. D'accordo. Ditta Demolizioni Mario Bros. No, i Red e il Green Switch non li ho ancora trovati. Vediamo la cinematica. Grazie Danu che mi comanda. No, ma non è per comandarti tutte le volte. Velocizziamo, va bene? Abbiamo il turbo. Ah, dopo un po' devi dirlo però, eh. Se no non va avanti. Ok, vediamo un po' chi abbiamo. Da raidare. Ovviamente in silenzio perché non sia mai che i nostri rider spallino con la gente. Ma sì. E ci vediamo stasera con. Con Bioshock, giusto? Dobbiamo finire il DLC. Ciao ciao!
ti ho beccato finora, se no. Andiamoci alla macchina, Manu.